Ciao a tutti gli amici, insomma, per questa giornata dedicata all'ambiente parleremo di bradisismo nei Campi Flegrei. Ne parliamo con il professor Giuseppe Mastro Lorenzo, vulcanologo. Anzitutto, salve professore. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Il bradisismo, che cos'è anzitutto? È il sollevamento e l'abbassamento del suolo, ma precisamente cos'è? Sì, il bradisismo è un processo molto diffuso nelle caldere vulcaniche di lento movimento del suolo. In alcuni casi in subsidenza, abbassamento, in altri casi è un sollevamento. In questo caso il bradisismo è il sollevamento della parte centrale, prevalentemente della caldera dei Campi Flegrei. È un processo che è stato interpretato in vario modo. Adesso molti concordano una mia ipotesi, un mio modello fatto alcuni decenni fa, che il bradisismo sarebbe l'effetto della dilatazione delle strati più superficiali della crosta, spessi 3-4 km, che sono fratturati e permeabili. Quindi, per effetto della variazione del flusso di fluidi all'interno di questi strati, si gonfierebbero e si contrarrebbero, diciamo, come una spugna. La causa sarebbe probabilmente il flusso di calore o di fluidi da più profondo, quindi da quella che è la zona della camera magmatica. Però sono solo ipotesi. A questo fenomeno del bradisismo, a questa dilatazione, sollevamento che attualmente è al ritmo di 2 centimetri al mese, è associata alla sismicità. Quindi, per il rilascio dello stress dovuto alla deformazione della crosta terrestre, si generano terremoti. In alcuni casi anche centinaia di terremoti al giorno, e in qualche caso possono raggiungere anche magnitudo elevate per quest'area, come quello del 20 maggio, che ha raggiunto 4,4, che è il valore più alto mai registrato nell'area dei Campi Flegrei da quando si fa il monitoraggio sismico. Ecco, professore, cioè il magnitudo può aumentare o... Purtroppo, in un'area come questa non possiamo fare alcuna previsione sui valori massimi che potremmo avere di magnitudo, ovviamente non valori estremi come quelli dell'Appennino, perché non ci sono strutture di quell'estensione, ma molti colleghi, anche referenti della Protezione Civile, hanno ipotizzato che la magnitudo massima potrebbe anche raggiungere il quinto grado Richter. E ricordiamo a questo proposito che da 4 a 5, dal quarto al quinto grado Richter, c'è un aumento di energia di 32 volte, quindi non è una scala lineare. Quindi il passaggio da 4 e 4 a 5 potrebbe essere davvero disastroso, speriamo che non avvenga, però per edifici già lesionati e comunque non antisismici come quelli che sono stati colpiti dalle scosse di questa lunga fase bradisismica che è iniziata nel 2005, quindi che procede ormai da quasi 19 anni, purtroppo potrebbe essere molto pericoloso essere in casa qualora si raggiungessero magnitudo più alte. Ecco, noi ricordiamo che comunque il fenomeno del bradisismo tocca i Campi Flegrei. I Campi Flegrei comunque comprende la città di Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida E e le Napoli. periferie di alcune periferie, alcune frazioni di Napoli, ovvero Chiaia, Bagnoli, Agnano, San Fuorigrotta e Chiaia, San Ferdinando, Ferdinando. sì. Ecco, Posillipo Posillipo anche. Lei comunque questi giorni è stato comunque anche verso le tendopoli, perché comunque dopo la scossa 4.4 alcuni palazzi diciamo, sono stati danneggiati il comune di Pozzuoli si parla, ha messo appunto installato delle tendopoli in alcune zone. Qual è stata la sensazione quando è arrivato in questi punti? per me è sorprendente per il semplice fatto che ormai si parla di questo bradisismo già nelle fasi precedenti, quando si sono fatte altre scelte, negli anni 70 e negli anni 80, perché si è evacuata tutta la popolazione, in una fase che paradossalmente poteva essere anche meno critica di questa. Per me quindi è sorprendente che si parla di bradisismo da tanto tempo. Io ho criticato ormai da anni il piano di emergenza per le inadeguatezze, per le incongruenze rispetto alle conoscenze scientifiche, e poi ci si ritrova con le tendopoli.
come per un evento assolutamente imprevedibile, ma quando quello che temevamo era proprio un'escalation degli eventi sismici, sia come magnitudo sia come numero. Quindi quella delle tendopoli è una soluzione, diciamo, improvvisata in genere per un evento non previsto. Mi sarei aspettato una maggiore pianificazione. Lei, insomma, ha criticato appunto il piano di emergenza. Sì. Quali sono secondo lei le falle? Le critiche del piano di emergenza, che attenzione, un piano di emergenza per il rischio vulcanico, quindi quello per il quale è definita una zona rossa che comprende circa 500.000 persone. Beh, questo piano è sottodimensionato come scenario, perché lo scenario che è stato adottato è uno scenario subpliniano, cioè quello che si è messo in conto è un'eruzione media per i Campi Flegrei, non un'eruzione di portata maggiore come una pliniana, e quindi già si gioca un po' d'azzardo con la natura, perché si va a, diciamo, a proteggersi con il piano per un'eruzione, diciamo, ottimistica, per uno scenario ottimistico, e quindi si rischia che lo scenario non sia quello. L'altra critica è proprio per la strategia del piano, perché il piano prevede che in realtà si attivi l'evacuazione, quindi il livello rosso, qualora il sistema di monitoraggio indichi dei parametri critici che suggeriscano l'imminenza di un'eruzione, ma non c'è nessuna esperienza in questo senso, né abbiamo delle soglie che ci possano indicare che siamo prossimi a un'eruzione, per cui è solo una nostra ipotesi. A livello mondiale si è dimostrato come soltanto nel 20% dei casi, diciamo, di vulcani di qualsiasi tipologia si sia riusciti a fare previsione. Quindi la mia diciamo, proposta, se così possiamo dire, è di un piano completamente diverso, un piano che direi autoportante, cioè un piano che consenta di mettere in salvo la popolazione indipendentemente dalle ipotesi, dal monitoraggio, che comunque consenta, anche nel caso in cui il monitoraggio dovesse fallire, la nostra ipotesi di previsione dovesse fallire, di allontanare rapidissimamente la popolazione attraverso vie di fuga a terra, quindi strade, ferrovie e per mare. E a questo proposito bisogna ricordare che il porto di Pozzuoli, proprio per il bradisismo, si sta arenando, quindi dovrebbe essere immediatamente dragato, altrimenti si perde una via di fuga fondamentale. Poi l'anno scorso, in aggiunta alla zona rossa del rischio vulcanico, è stata creata un'altra zona rossa ristretta, la zona rossa per il rischio bradisismico, intorno Pozzuoli, quindi un'area intorno Pozzuoli dove sono più intensi i fenomeni sismici e bradisismici, quindi deformazione del suolo, emissione di gas, e quindi si è pensato di distinguere la tutela della popolazione dal rischio vulcanico da quella dal rischio sismico. Attualmente infatti si sta pensando a possibili azioni per proteggere la popolazione di questa zona rossa ristretta, che prima era comprendeva circa 80.000 persone, adesso si è ridotto ulteriormente a circa 35.000 persone. Per me anche questo non ha molto senso, sinceramente, dal punto di vista scientifico, perché se ci saranno fenomeni intensissimi in questa zona, come già in parte ci sono, il rischio è che questi preludano a una possibile eruzione, quindi non si può distinguere così nettamente il rischio sismico da quello vulcanico, che appunto in base a tutte le ipotesi potrebbe essere strettamente collegato. Anche se io penso che il rischio ci sia sempre, il rischio vulcanico, anche fuori dalle fasi bradisismiche. Quindi bisogna tutelarsi in modo definitivo, attrezzare questo territorio per mettere in salvo la popolazione, che l'eruzione avvenga tra 1000 anni, fra un secolo o purtroppo anche a breve. Con il bradisismo degli anni passati, dei 70, anni 70, anni 80, è stata riscontrata qualche anomalia? No, questa è una cosa molto importante, perché in realtà nel bradisismo degli anni 70, negli anni 80, l'evoluzione degli eventi era molto più rapida. In 2 anni c'è stato un sollevamento anche molto maggiore di questo, al ritmo di 80-90 centimetri l'anno, quindi molto più grande di questo e di quello che stiamo sperimentando. E negli anni 80 la stessa cosa, quindi è durato molto meno, e le scosse erano paradossalmente, le scosse di maggiore entità erano minori rispetto a questa, perché il passaggio da 4-4-2 a 4-4 è di parecchie volte maggiore, quindi abbiamo scosse più forti, in particolare nell'ultimo periodo, negli ultimi 6-7 mesi, con 2 scosse, una di 4-2 e una di 4-4, con un sollevamento
proporzionalmente molto minore di quelli degli anni 70-80, perciò io ho, diciamo, richiamato l'attenzione sul fatto che i meccanismi potrebbero non essere analoghi e quindi potrebbe non rientrare come è rientrato quello degli anni 70-80, o comunque avere un'evoluzione diversa. E in ogni caso, negli anni 70-80, riconoscendo i propri limiti conoscitivi, i limiti scientifici, si fecero due evacuazioni. Prima la popolazione del rione Terra negli anni 70 fu trasferita al Toiano, quindi 4.000 persone in un nuovo, diciamo, centro abitato a qualche chilometro di distanza da Pozzuoli, e invece negli anni 80 la popolazione fu trasferita a Monte Ruscello, quindi un po' più distante da Pozzuoli, ma furono 40.000 persone, quindi si adottò una scelta particolarmente cautelativa, quindi prudenziale. Questi due eventi possono considerarsi due falsi allarmi, ma direi, attenzione, potrebbe essere molto meno critico un falso allarme che incorrere in un mancato allarme, quindi far trovare la popolazione a rischio senza aver messo in atto misure di prevenzione adeguate. Infatti, appunto, a Monte Ruscello e a Toiano si trovano quelle che sono le case popolari, che sono appunto quelle case dove c'erano i puriolani sfrattati dal rione Terra. Esattamente, con tutte le criticità, però almeno all'epoca hanno rappresentato, anche perché erano costruite con criteri, diciamo, antisismici, non so quanto validi, ci vorrebbe qualche tecnico per valutare anche la loro tenuta attuale. Gli edifici, insomma, avevano durata di 10 anni. Questo è il problema, quindi bisognerebbe anche per questi verificare le condizioni. A proposito di verifiche, però, voglio aggiungere che molti hanno insistito sulla necessità di controlli delle strutture, degli edifici, in gran parte non antisismici, di Pozzuoli, dopo queste scosse intensissime, ma purtroppo i controlli, una volta fatti, avrebbero un valore limitato, perché altre scosse aggiungerebbero altre sollecitazioni, e soprattutto scosse più forti potrebbero invalidare completamente le verifiche e le perizie fatte. Quindi siamo in una situazione diversa da un terremoto tipico tettonico dell'Appennino, in cui dopo le scosse principali si valutano le condizioni dell'edificio e la popolazione può rientrare negli edifici. In questo caso la sequenza di scosse è continua, dopo le verifiche continuano le scosse. Poi un'altra cosa che mi preme, diciamo, considerare, perché può essere di utilità anche per la popolazione, è che in realtà quello che è successo durante la scossa di magnitudo 4.4, questa crisi molto intensa di 150 scosse in poche ore che sono verificate dal 20 al 21 maggio, è che in realtà non si fugge dai terremoti, nel senso che il rischio legato ai terremoti è la casa, quindi bisogna sicuramente stare fuori casa, e soprattutto in una fase di sequenze rapide di scosse di magnitudo non prevedibile è meglio stare lontani dalle case, ma bastano le piazze, bastano luoghi attrezzati come sistemazioni temporanee. Invece mettersi nel traffico può creare ulteriori problemi sia ai soccorritori, che magari non riuscirebbero ad arrivare in zone in cui magari sono verificati i crolli, sia per l'esodo delle persone che magari che hanno necessità reale di allontanarsi. Quindi probabilmente la popolazione non è stata ben informata, non è stata esercitata per il rischio sismico come per il rischio vulcanico. Un'altra cosa che bisogna dire, che i crolli e le recinzioni messe intorno agli edifici pericolanti o lesionati, come è successo adesso a Pozzuoli, rappresentano comunque un ulteriore fattore di criticità, perché nel caso che dovesse essere, speriamo di no, attivato l'allerta rosso dopo l'allerta arancione, quindi l'evacuazione di quest'area per il rischio vulcanico, molte strade resterebbero chiuse, quindi sarebbe difficilissimo spostarsi attraverso le arterie minori e raggiungere le vie di fuga importanti, quindi è una seria criticità questa. Allora, professor Mastro Lorenzo, io la ringrazio per il suo intervento, saluto tutti gli ascoltatori al prossimo appuntamento, grazie ancora professore. Grazie a lei e arrivederci a tutti.